me lo dimentico, che altro. Allora, il 13 marzo 2024 l'Unione Europea ha approvato l'AI Act, il primo testo per regolamentare l'intelligenza artificiale. All'ultimo momento è stata inserita una norma che permette il riconoscimento biometrico in fase postuma, cioè l'uso dell'intelligenza artificiale su video e riprese registrati precedentemente per qualsiasi tipo di reato, anche quelli vieni. Da allora, quando la polizia indaga, per esempio, su uno scicco, tutti i passanti subivano l'identificazione a distanza. Il riconoscimento biometrico può infatti analizzare milioni di ore di filmato e tracciare profili di persone basati su aspetto fisico e comportamento. Il testo dell'AI Act ha quindi posto le basi della sorveglianza pubblica di massa. È normale per noi ragazzi del 2024, 42, scusate, essere seguiti da telecamere di sorveglianza mentre passeggiamo. Le chiamiamo Kelso o Mosconi per il rumore che fanno mentre volano. Sempre del vostro anno, il 21 marzo 2024, per essere precisi, è la notizia del primo impianto neurale su essere umano. In pratica è stata messa una specie di porta USB nel cervello collegandolo a un computer. Chi di voi fosse interessato a dettagli può leggere qualche articolo che ne parla in rete o sul giornale. Vi dico solo che sono coinvolti un fascio da alcuni micro robot e un fascio di 1024 fili direttamente impiantato nel cervello. Nel 2042 questo aggeggio è stato sostituito da un unico microstrumento, direttamente connesso alla rete. Siccome assomiglia un po' a una monetina, noi lo chiamiamo lo spicciolo. Ci sono molti livelli e molti prezzi, naturalmente. Bene. Vuoi sapere se anch'io lo spicciolo? Dopo. Per prendersi sempre cura di te e proteggerti da qualunque pericolo. Occhio e serve, prego. Abruzione numero 1, 30 secondi. Dieci.
5, 4, 3, 2, 1. Aria calda, 15 secondi. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Indumenti d'esterno pronti in stanze 147, 148, 151. Colazione a scelta nei centri di distribuzione 21:38 alla Autos. Bentornata a casa. Ti aspettavo, Melissa. Ti aspettavo, Raquel. Ti aspettavo, Selene. È stata una giornata lunga e proficua. No, Emily, Jonas e Tabula si sono trasferiti stanotte. Abluzione numero 14, 30 secondi. Scusa, Emily, avevo dimenticato che Jonas e Tabula ti hanno lasciato un messaggio. Connetti YH67/3. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aria calda, 30 secondi. 'Bentornato, Jacopo. Ti aspettavo, Jacopo. E chiami Jacopo, io sono Eck, capito? È stata una giornata lunga ma proficua, Jacopo. Abluzione numero 14, prego. Abluzione numero 14, prego. William Fels, era il padre del cazzo, ha inventato il puzzle, le strisce pedonali, il segnale di stop, la strada senso unico. Ma in tutto questo, non ha mai imparato a guidare un'auto. Posso camminare anche all'esterno, no? Certo. A quanto pare non proprio. Che vuoi dire? Che
a un certo punto la Telstor mi si è fermata davanti e senza neanche chiedere il permesso mi ha puntato da sulla scatola. Beh, se l'ha fatto, avrà avuto una ragione per farlo. Sì, ma non mi è piaciuto. La gente è guardata, mi sono sentita a disagio. Avresti voluto dirlo a Persicas. L'ho fatto, ma era come se non fosse lì. O addirittura non gli fosse permesso di intervenire. Questo è strano. Persicas è sempre presente. Probabilmente anche adesso. Vedi che qui? Vuoi che li chiediamo perché la persona... Però a volte mi sono sorpresa a pensare di dover tornare indietro. A quando beh, tutto questo diverso. Ma che dici? Tornare indietro? A quando non sapevi mai che cosa ti sarebbe capitato di uscire di casa? Dai, non dire sciocchezze. Dormiamo. Persicas, spegni le luci per favore. Buongiorno a tutti. Buongiorno, Persicas. Come sapete, siete stati convocati per procedere con l'upgrade del vostro link neurale. Dalla settimana prossima il vostro apprendimento continuerà in background continuo. Le scuole e gli insegnanti saranno dichiarati obsoleti e destinati ad altro uso, e voi potrete passare il tempo in altre attività. Per esempio quali? Possiamo fare proposte? Io ne avrei tante. A me piace correre e leggere, soprattutto leggere. Io scrivo, vorrei passare molto tempo a scrivere. Per me la musica, moltissima musica.
costa moltissimo da mettere in mano e per farli regolare a seconda delle vostre inclinazioni. Ora, prima di procedere, disponete le griglie secondo angoli di 45 gradi. Prego. Quante ore ci sono in una settimana? 168. Distanza media Terra Sole in chilometri? 140.257.860. Quali sono i cinque sensi? Quali sono almeno altri due sensi? Vicinanza, il senso della speranza. Autocontrollo, senso del cambiamento. Consapevolezza, senso del mistero. Il senso del tutto e del niente. Il senso del tempo che passa e di quello atmosferico. Il senso del pericolo, il senso dell'estetica. Il senso del ritmo, il senso della profondità. Autopercezione, equilibrio, autoorganizzazione del corpo dove vuoi andare avanti. Face right, please. Think well before answering. Non si furi, non giochi. Che cosa ti fa arrabbiare? Quelli che ascoltano e che ignorano. La non curanza. Quelli che non ascoltano. Essere obbligato a fare qualcosa. Le bugie e chi gioca con i sentimenti degli altri. Il non essere più. Injustice. Ingiustizia. L'egocentrismo. Suonte cosa sai? Subin Shizumoni, Zetai Natanarte, Kotai Nasai. Che cosa ti fa sentire bene? Zemoni, Suizze, Omoto, Naravello. Saprei di più di tutto. Stare con le persone che amo. Vedere felici le persone che amo. Non avere preoccupazioni. Essere amato da chi amo. Stare con gli altri. Essere apprezzato. Stare all'aperto. Chi si è risposto, per favore? Upgrade link neurale 15 alzi in corso. Per favore rimanete fermi. Secondo te, stiamo sbagliando a fare quello che stiamo facendo?
Qualcuno doveva pur fare qualcosa e abbiamo deciso noi di farlo. Sì, e non mi sono tirata indietro, soprattutto dopo che abbiamo scoperto che tutti noi Hunter siamo in pericolo. E allora ti sei risposta da sola. E poi mica uccidiamo nessuno. Effettivamente è abbastanza assurdo che ci diano la caccia. In fondo stiamo semplicemente esprimendo le nostre opinioni con le nostre azioni. Gli costa solo qualche milione in ridefinizioni di sistema istantaneo ogni volta che ci esprimiamo. Ecco perché vogliono disintegrarci. Vogliono disintegrarci! Parlavo metaforicamente. Però non sappiamo cosa se ne fanno degli altri che trovano. E poi nessuno li rivede più. Quindi, in un certo senso, è come se li disintegrassero sul serio. Esatto, Laura. E la ragione per cui vogliono eliminarci è... perché siamo l'eccezione alla regola! Siamo imprevisti e imprevedibili, e quindi incontenibili. Come la macchina aspettata sul vestito nuovo della società. Penso che dovremmo andare via di qui, adesso. C'è tempo. L'area 36 è abbastanza vasta e abbiamo seminato le Tesla dentro la ragione. È questo che mi preoccupa. Perché? Perché non appariremo sulle Tesla fisse della seconda falange. Hai ragione. Quindi inizieranno a cercare sistematicamente nella prima. Esatto. Cioè dove siamo noi. Esatto. Peccato. Mi piaceva questo posto. Ti piaceva? Ma se non c'è niente. Proprio per questo. Tutto questo spazio era solo per noi. Laura, vieni via! Come vuoi, settore 19.
Buongiorno, come state, Rachele e Riccardo? So che state bene. A distanza di una settimana dall'upgrade 21, i vostri segnali vitali sono chiari e forti. È importante però che rispondiate per testare la qualità della voce. Dopodiché potremo dedicarci all'attività di oggi, riservata al vostro livello. Tutto bene, grazie. Grazie, Riccardo. Le attività di oggi, per il vostro benessere psicofisico, cominciano con il tiro con l'arco. Procedete. Centro. Sembra proprio che non riusciamo a sbagliare. Sì, con la crisi di tu non sbagliare è fatto impossibile. Ho proprio io se ne effetti. A me non dispiace, mi dà un senso di grande possibilità. Sono d'accordo, voi cambiamo spesso posizione bersaglio, no? Ma il risultato è identico comunque. Non è il risultato che conta, ma quello che c'è prima. Esatto, dovresti apprezzare il percorso che porta al tiro. Vale la pena di toccare, per esempio. Sì, possiamo provare, certo. Identificazione alter. Molto spiacente, Andy Rachel. Lasciate il campo e riportate immediatamente al settore 19. Il cambio di ruta è restato. Gruppo 2, prego. L'attività che sta per iniziare prevede una scelta personale.
silenziosa e poter scegliere se andare a mantenere un sano equilibrio mentale e una società più armonica. Per l'attività di tiro libero potete scegliere l'arma che volete. Bersaglio mobile. Usate le posizioni che volete e lo spazio nella sua interezza. Thank you.
difficile sentire che le cose cambiano. Tutto considerato, alla fine di tutto, passiamo le nostre vite solamente a cambiare di posizione ogni cosa sotto il sole. È difficile sentire che le cose cambiano. Tutto considerato, alla fine di tutto, passiamo solamente a cambiare di posizione ogni cosa sotto il sole. Ci permettono di scoprire il mondo oltre ogni confine, esplorare cose nuove.
ci permettono di esprimere le nostre emozioni anche senza comunicare. Insomma, sarà capitato a tutti, no? Quando siamo particolarmente legati a qualcuno, basta un solo sguardo per intendersi. È un peccato, però, che troppo spesso usiamo i nostri occhi solo per cercare dei difetti. Non bisogna cambiare il proprio aspetto fisico solamente per piacere agli altri, o la propria personalità solamente per sentirsi accettati. Ora sono pronti per lasciare questa tavola. Una volta che non si è stilato, le direttrici faranno modificare. Che si fa? Cercheremo di cambiare le cose con la forza della nostra persuasione o continueremo a fuggire? Molti cederanno per certi nostri aspetti, mentre altri ci ameranno per gli stessi motivi. La nostra libertà di essere noi stessi è un tesoro da proteggere. Abbiamo la capacità di scegliere se farlo o meno. Il mondo è una way station, una stazione da cui partire per innumerevoli direzioni. Alcune portano a un binario morto, ma altre verso luoghi meravigliosi. Tu in che direzione vuoi andare? Il lavoro è stato diretto da Dario Polissi e Romana Maglioli. Ah, ecco, era in quinta. Non so se siete in quinta, perché io sono in quinta. Ma tutti sotto la quinta, l'unica in quinta è Romana. L'unica in quinta. Invece questo è un gruppo composto quindi da alunni e alunni. Sono un po' dalla prima alla quarta, alla quinta, alla quarta, dalla prima alla quinta c'è solo lei. Poi c'è la quinta di Beethoven, quella è un'altra cosa. Allora, un testo comunque questo originale, no? Nel senso elaborato romano. Sì, l'abbiamo elaborato insieme, abbiamo parlato tantissimo, riflettuto tantissimo prima di passare alla costruzione del testo, come facciamo sempre del testo. Io però darei la parola magari a uno di loro. Chi è che è? Chi vuole? Si presenta, non si. Io sono Marina. Io sono Dalia. Io sono Giada. Io sono Emma. Io sono Margherita. Io sono Angelica. Io sono Chiara. Io sono Andrea. Io sono Antonio. Io sono Sara. Elaborato il testo assieme, abbiamo parlato assieme dell'intelligenza artificiale e abbiamo deciso di fare uno spettacolo che però non voleva mandare un messaggio né negativo né positivo, quindi alla fine di questo spettacolo ognuno di voi si è fatto un'idea, diciamo, e niente, abbiamo discusso, c'era chi era anche, ad esempio abbiamo parlato delle telecamere in giro e che stanno aumentando, c'era chi si sentiva più sicuro, chi invece non le voleva, e quindi non tutti eravamo d'accordo su tutto e in base alle nostre idee poi abbiamo scritto il testo. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Che vuole dire qualcosa? Sì. Io vorrei ringraziare Dario Romana e anche il professore Ballaminut che ci ha anche accompagnato.
Sì, ringraziamo il professore anche perché per tutto insomma l'organizzazione tecnica anche che ci ha permesso poi di andare ad Arezzo con Dario Romana appunto, quindi grazie mille anche per questo ci ha accompagnati e quindi noi volevamo ringraziare sia il prof che sta arrivando che Dario Romana, quindi abbiamo un pensiero per voi. Presenza della dirigente scolastica, la professoressa Elisabetta Giannuzzi, che invitiamo qui sul palco. Non è facile avere un dirigente alla rassegna, quindi quando ci sono diamo spazio, ecco, per una riflessione, un saluto. Buonasera. Io ho visto oggi pomeriggio insomma lo spettacolo per la prima volta e sono rimasta senza parole perché veramente sono stata catturata in questo viaggio che è partito dall'attualità per arrivare al futuro, ma ho apprezzato anche tantissimo le diverse citazioni sia cinematografiche, ho pensato Blade Runner, Inception, sì, anche filosofiche, non ho potuto fare a meno di pensare all'idea di Foucault del panopticon. Siamo in una società in cui ogni nostra azione è sotto lo sguardo, sotto il controllo di qualcuno e non sappiamo chi è. Ho apprezzato veramente tantissimo questo lavoro e colgo l'occasione per ringraziare il responsabile, l'ASCA che ci ospita, che organizza questa rassegna, i nostri due esperti, il professor Balaminut e i ragazzi soprattutto. Carlo Giuffrè diceva... diceva, quando io recito allungo moltissimo la mia vita perché quando sono sul palcoscenico vivo le vite degli altri e le aggiungo alla mia. Io penso che questo valga anche per gli spettatori, perché anche gli spettatori vivono le vite degli attori e quindi il teatro è un'occasione per moltiplicare la nostra esistenza, vivendo la nostra e quelle degli altri e per capire meglio chi siamo e dove vogliamo andare. Ecco, io penso che questo pomeriggio ci abbia indicato una direzione proprio in tal senso e per questo ci tengo a ringraziarvi tutti. Ancora un ragazzo che vuole intervenire, volevo solo ringraziare per la citazione di Foucault, perché il panoptico in effetti è una delle cose su cui abbiamo anche lavorato in un altro spettacolo, tra l'altro, quindi questo è stato molto, molto interessante sentire. E prima di passare la parola al nostro genio col cappello, volevo ringraziare lo staff tecnico, Giacomo e che hanno cambiato, come ti chiami che non mi ricordo? Eccolo Leonardo, grazie per il vostro incredibile sostegno. Ringraziamo anche Gianfranco del Teatro Pasolini che oggi a un certo punto ha detto no basta, non posso resistere, devo aiutarvi, ha cominciato a fare le scenografie con noi, è stata una cosa incredibile. E ovviamente ringraziamo Bruno e tutto il resto dello staff della rassegna, Alice Desi che vedo che si sta già preparando, Yannick che non so dove sia, Francesca, tutti insomma. E volevo solo passare ancora una volta la parola a uno dei ragazzi, eccolo lì, Gianni col cappello, vieni a prendertelo, vieni dai, Antonio. Ciò che volevo dire è che questo spettacolo, questo gruppo, tutto quello che vedete, non è stata una cosa che è venuta così come avrete potuto immaginare, è stato un percorso, ci è voluto molto tempo perché questo percorso riuscisse a venire come riuscito, è stato uno sforzo di gruppo, uno sforzo per cui dobbiamo ringraziare parecchie persone, dobbiamo ringraziare il professor Palaminuti che ci ha aiutato con tutta l'orientazione tecnica, ringraziare Dario Romana che sono stati lì a praticamente insegnarci tutto quanto. Ognuno deve ringraziare tutti quanti i compagni perché, se come avrete potuto immaginare dallo spettacolo, se uno solo di noi sparirebbe all'improvviso, allora lo spettacolo non si potrebbe fare. Quindi,
grazie anche ai genitori che sostengono questa attività, quindi siamo sempre molto commossi di sentire che c'è il sostegno dietro. Il professor Balaminuto vuole dire qualcosa, mi è arrivato alle spalle tra l'altro. Sì, brevemente, io sono l'unico dell'istituto che è stato ringraziato, però effettivamente io ho fatto poco e ho chiesto tantissimo aiuto agli altri, quindi sinceramente adesso non li nomino tutti, più che altro per fare brutta figura, che qualcuno lo dimentico sicuro, però grazie a tutti, gli uffici, la dirigente, i collaboratori della dirigente, e il personale ATA, perché dove abbiamo chiesto una mano tutti ci hanno detto di sì e ci hanno aiutato, quindi grazie a tutti. All'istituto che ha consentito questa mattina di avere la platea sempre piena di studenti. Voi sapete, il liceo e il Valignani sono le uniche due scuole di Cervignano attualmente aperte il sabato. Finché sono aperti loro, la rassegna potrà contare anche su questa giornata, altrimenti diventerebbe un problema. Quindi grazie veramente, perché c'è stata una bella partecipazione. Allora, vi consegniamo, perché dobbiamo lasciare il tempo per lo spettacolo successivo, vi consegniamo l'attestato di partecipazione, il manifesto della rassegna e quest'anno eccezionalmente un'opera grafica di Ivan Bidoli, pittore fiumicellese, che ha realizzato quest'opera in occasione della prima rassegna, quindi 29 anni fa. Noi siamo la 27esima, ma potevamo essere la 29esima. Ecco, e quindi incorniciatela e mettetela nella galleria dei ricordi della rassegna al teatro a cui avete partecipato tante volte. Bene, dicevo, dobbiamo lasciare. Va bene, perfetto, benissimo. Dicevo, dobbiamo lasciare il palco perché alle 20.45 su questo palco ci sarà il liceo Petrarca di Trieste che presenteranno l'Agamennone. Domani sera, chiusura della rassegna con la serata finale su questo palco, le alunne e gli alunni della scuola secondaria Randaccio di Cervignano. A seguire le comunicazioni relative alle segnalazioni che ci fa piacere, perché quest'anno, nonostante tutto, parecchie scuole sono andate alle rassegne per le quali erano state segnalate, tra cui voi che avete fatto l'esperienza di Arezzo. Bene, è tutto, grazie, ci rivediamo quindi più tardi, buonasera.